7 aprile, giornata mondiale della salute, qual è lo stato però appunto della salute e della sanità in Italia? Il livello medio dell'aspettativa di vita delle persone è diminuito drammaticamente e non lo diciamo noi, ma lo dicono dati importanti, cioè di importanti organizzazioni che fanno ricerca. La ragione è che in Italia non esiste più la prevenzione, abbiamo zero in prevenzione. La ragione è che in Italia a 11 milioni di persone è impedito anche solo il diritto minimo di accesso alle cure a causa dei costi delle stesse, a causa del fatto che ci sono dei ticket inavvicinabili, a causa del fatto che ci sono liste d'attesa inavvicinabili per favorire il privato. L'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che ha sancito il diritto alla salute, sancito proprio negli articoli della Costituzione che gli italiani hanno difeso con l'ultimo referendum. Eppure, come dicevi tu, l'introduzione dei ticket e lo spostamento camuffato dei finanziamenti alla sanità privata ha fatto in modo che oltre 11 milioni di persone non riescono più a curarsi. In realtà la sanità privata avrebbe dovuto essere sussidiaria alla sanità pubblica e invece oggi sta diventando preminente. Tra l'altro, la cosa che veramente dovrebbe far riflettere i cittadini italiani sono gli scandali che salgono ogni giorno agli onori della cronaca e vediamo dalla Santa Rita alla Maugeri, al San Raffaele e molti altri. Hanno depredato i soldi che avrebbero potuto andare alla sanità pubblica per scandali e per interessi o personali di bottega oppure delle multinazionali, dei farmaci e delle protesi. Possiamo dire che è un fatto anomalo che in un paese che sostanzialmente è capitalista le aziende private vengano finanziate dal pubblico. È come se negli Stati Uniti io apro un'azienda di sanità o istruzione o qualunque cosa sia e me la paga lo Stato. C'è qualcosa che non funziona in questo. 80% delle tasse che noi paghiamo in busta paga ai pensionati sono proprio dirette a finanziare un sistema sanitario nazionale pubblico che in realtà è stato devastato. Ogni anno in Italia si buttano via, vengono depredati, rubati 6 miliardi di euro per sponsorizzare, per favorire appalti teleguidati di servizi interni ospedalieri. L'Italia è un paese che continua a registrare la progressiva e continua migrazione di persone, di malati dal sud al nord. È una storia che è iniziata sostanzialmente con l'Unità d'Italia, che unità non è stata mai, e prosegue ancora oggi. Certo, perché nell'Italia non c'è una distribuzione equa della qualità del servizio. Al sud il servizio, spiace dirlo, ma purtroppo probabilmente è pessimo, al nord ci sono aziende veramente di eccellenza, ma il dato non cambia, cioè sono aziende di eccellenza solo perché ci sono interessi di eccellenza. In realtà non gliene frega nessuno che in Italia al sud la gente per poter fare un esame debba venire fino a Milano. Nei contratti di lavoro, in quei pochi che ancora si rinnovano, contratti nazionali, vengono sempre più inserite un finanziamento a una sanità privata e quindi i lavoratori concorrono insieme all'azienda. Dobbiamo rassegnarci a vivere come gli americani, chi ha i soldi si paga l'assicurazione e chi non ce le ha crepa senza curarsi. Io non so come andrà a finire, sicuramente noi dobbiamo batterci contro, perché è una questione di civiltà. Non possiamo pensare che il diritto alla salute, che il diritto all'istruzione possa essere un privilegio ad appannaggio di solo dei cittadini ricchi e le altre persone debbano soffrire per ragioni di interesse privato. Pubblica e migliore deve essere. La sanità deve essere pubblica, ma universale e gratuita. Ma la paghiamo, non è che non la paghiamo. Eh certo. E ci si dona una mossa. Grazie signora. Niente.